Poracci, il gioco non era né Shoppoco Kart 1 né Super Poro Kart, quello deve ancora uscire. Ma come scrive giustamente Francesco, si trattava di Chocobo Racing. Le risposte sbagliate mi hanno fatto morire tutte quante, ma faccio vincere quella di Matti99 perché mi ha ricordato un trauma ormai sepolto. Quello di Yugo e il racing game per PS2. Mamma mia che monnezza! Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e che ha una media del 100 su Metacritic. Io vi avverto, quella di oggi non sarà una puntata non ricchissima. Andremo infatti a scoprire quali sono i migliori giochi per Switch, secondo Metacritic. Parleremo di una possibile soluzione al drift dei controller e anche del Game Pass, che piano piano diventa sempre più il servizio in abbonamento definitivo. Prima di iniziare rispondete a questa semplice domanda. Cosa fa rima con 2022? Beh, ve lo dico io, fa rima con Conquista non violenta di YouTube Italia ad opera dell'Armata Poraccia. Lasciate quindi un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi sugli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Se ieri abbiamo fatto una scorpacciata di rumor, anche oggi c'è una potenziale bomba da commentare, ma questa volta non in casa Nintendo. L'insider Tom Henderson ha infatti reso noto tramite un tweet che il remake del primo The Last of Us sarebbe completo e pronto per essere pubblicato nella seconda metà del 2022. Il portale Video Games Chronicle ha corroborato queste indiscrezioni e a quanto pare il remake sarebbe solo uno dei tanti progetti su cui starebbe lavorando Naughty Dog a partire dal completamento di The Last of Us Parte 2. In cantiere, oltre al presunto remake, c'è anche il primo titolo interamente multiplayer ad opera dello studio, che molti ipotizzano possa trattarsi di una sorta di modalità fazioni per The Last of Us Parte 2, divenuta in seguito un gioco standalone. Insomma, il 2022 potrebbe essere un anno parecchio fruttuoso per Naughty Dog e per i fan del brand The Last of Us. Anche Konami salta sul carro degli NFT. Diciamo che nell'ultimo decennio l'azienda non si è mossa nel modo più virtuoso all'interno del mondo dei videogiochi e molto spesso le sue scelte hanno portato alla disfatta e alla sparizione di brand storici come Metal Gear, Contra e Silent Hill. Quale modo migliore di pugnalare alle spalle anche i fan di Castlevania se non quello di annunciare una nuova linea di NFT pensati per celebrare il 35esimo anniversario della serie? E noi che ci lamentavamo di Nintendo con Zelda. La Konami Memorial NFT Collection sarà composta da 14 pezzi unici ricavati direttamente dalla storia del brand e sarà messa all'asta su OpenSea a partire dal 12 gennaio. Lo so che intorno agli NFT c'è ancora molta confusione, ho letto parecchie perplessità nei commenti e magari cercherò di spiegarvi al meglio in cosa consistono e qual è la mia opinione in merito, però per ora abbiamo due dati di fatto. Il primo è che tutti i grandi publisher stanno cercando di buttarsi in questo settore introducendolo nel mondo dei videogiochi. Il secondo è che da parte dell'utenza c'è una grandissima resistenza e i due atteggiamenti, al momento, non sembrano conciliabili. Quella degli NFT è una moda passeggera o un fenomeno che modificherà il concetto di videogioco? Fatemi sapere la vostra. Buone notizie per gli amanti degli RPG su Switch. La divisione interna di Square, che si è occupata dello sviluppo della serie di Bravely Default, Octopath Traveler e l'imminente Triangle Strategy, nell'augurare un buon 2022 ai suoi fan, ha aggiunto che oltre a Triangle, lo studio ha intenzione di svelare e pubblicare più titoli quest'anno. Considerando lo storico del team, le aspettative sono parecchio alte. E chissà se a breve riceveremo ulteriori informazioni sul remake di Dragon Quest 3 col motore di Octopath. Anche quello è un titolo da tenere d'occhio, come se poi il 2022 fosse magro di uscite. Quest'anno di sicuro ne vedremo delle belle. Ma passiamo alle notizie del giorno. Nonostante l'anno sia iniziato ormai da una settimana, continuano a essere pubblicate top e flop relative al 2021. In precedenza abbiamo commentato la lista di Metacritic che proponeva i peggiori giochi del 2021 secondo il sistema di valutazione del portale. Ma oggi andremo a vedere la classifica inversa, dedicata però esclusivamente a Nintendo Switch. E non crederete mai qual è il gioco che occupa la prima posizione, il GOTY Switch 2021 per Metacritic. Come al solito vi ricordo che su Metacritic i giochi vengono valutati in base al Metascore, che è un numero che va da 0 a 100 e che indica la media dei singoli voti di ogni recensione pervenuta per un determinato titolo. Quindi sostanzialmente il Metascore indica la ricezione generale da parte della critica di ogni videogioco.
la top 10 dei migliori giochi per Nintendo Switch è veramente assurda. Vediamola al volo. In decima posizione, con un Metascore di 87, abbiamo la remastered di Quake, che effettivamente è stato promosso a pieni voti da tutta la critica internazionale. Poi, dal nono posto fino al sesto, abbiamo 4 titoli a pari merito, con un Metascore di 88. Quindi abbiamo due titoloni, come Metroid Dread e Monster Hunter Rise, che condividono la classifica con la collection degli Overcooked e il porting di Fez, che per carità è un gioco geniale, ma è un titolo del 2012 che arriva su Switch nel 2021, sostanzialmente invariato rispetto all'originale. Ma andiamo avanti. C'è un altro pari merito con un Metascore di 89 che coinvolge il quinto, quarto e terzo posto. Sono felicissimo per Death's Door, un indie di cui vi ho già parlato e che sapete quanto ho adorato. Poi Dusk, un altro boomer shooter che fa un po' impressione vedere così in alto in classifica, un po' come anche la remaster di Quake. In fondo il 2021 è stato anche l'anno dei retro shooter, un genere di nicchia ma che difficilmente viene disprezzato dalla critica specializzata. E poi abbiamo anche Super Mario 3D World, l'ultimo titolo sviluppato internamente da Nintendo a comparire in questa classifica. Infatti al secondo posto, con un Metascore di 95, abbiamo Tetris Effect Connected, da molti indicato come una delle reinterpretazioni più incredibili mai viste del grande classico, e in cima, in prima posizione, con un Metascore di 96, c'è The House in Fata Morgana, Dreams of the Revenants Edition. Ma che è? Si tratta di una visual novel di stampo horror che presenta diverse storyline in un arco temporale che copre circa 1000 anni. Ok, devo ammettere che le visual novel non sono proprio il mio genere di riferimento, ma fa proprio impressione vedere il porting di un gioco uscito la prima volta nel 2012 solo su PC ed esclusivamente in Giappone prendersi il titolo di miglior gioco recensito nel 2021 su Switch, battendo dei veri e propri mostri sacri dell'industria. Tra di voi poracci c'è qualcuno che lo ha provato? Sono curioso. Ma andiamo avanti, perché dalla Cina arrivano notizie incoraggianti sul drift dei controller. Mentre Nintendo non ha ancora trovato una soluzione ufficiale al problema, limitandosi per ora ad ammettere la sua esistenza, l'azienda dietro la console Aya Neo ha dichiarato di aver sconfitto definitivamente il drift. Aya Neo è uno di quegli ibridi che tanto stanno facendo rumore negli ultimi anni, diciamo una delle prime console portatili apparse su Kickstarter a promettere prestazioni da PC di fascia alta. Non si tratta di rivali diretti di Switch, ma più che altro di prototipi prodotti su piccola scala che hanno dato poi l'idea a Valve per la sua Steam Deck. Ora che a quanto pare l'Aya Neo sta per ricevere la sua seconda generazione di hardware, il sito ufficiale è pieno di informazioni riguardanti l'Aya Neo Next Advance, compresi degli interessanti dettagli sugli stick analogici. Questi sarebbero infatti pubblicizzati come 100% drift free grazie all'utilizzo della tecnologia Hall Sensors, che ridurrebbe il numero di elementi fisici interni necessari per registrare i movimenti degli stick, rimpiazzandoli con dei componenti magnetici. Così facendo, anche la polvere non sarebbe più una delle minacce principali che spesso portano gli stick analogici a driftare. È da vedere quanto sia realistica questa prospettiva, ma soprattutto quanto costi produrre in serie degli stick con componenti magnetici. Credo che anche Nintendo stia cercando una soluzione efficiente, ma per questa generazione di console non può certo permettersi di riprogettare da zero i Joy-Con. Chissà però quali soluzioni sta prendendo in considerazione per salvare i suoi controller da questo difetto molto diffuso, e soprattutto se gli ingegneri della grande N non guardino con curiosità alla tecnologia degli Hall of Sensors. Voi poracci, come state messi a drift? Qualcuno lo ha già riscontrato su OLED? E per chiudere, una bella sviolinata al Game Pass di Microsoft, che mese dopo mese continua a migliorare l'offerta proposta all'interno del suo catalogo. E oggi dobbiamo discutere di ben due novità. E che novità! Novità ricchissime! Allora, si è creata molta confusione quando Ubisoft ha annunciato che il servizio Ubisoft Plus arriverà su Xbox nel corso dell'anno. Si tratta di un servizio in abbonamento esclusivo ai titoli Ubisoft, un po' come EA Play. Ora, Ubisoft Plus arriverà su console Xbox, ma non sarà incluso all'interno del Game Pass, che però vedrà al day one l'aggiunta di Rainbow Six Extraction prevista per il 20 gennaio. Quindi questa sarà l'unica produzione Ubi, insieme a Rainbow Six Siege, a essere inserita nel catalogo del Game Pass. Per usufruire di Ubisoft Plus dovrete comunque pagare l'abbonamento mensile dedicato. Ma comunque l'annuncio è stato dato in modo molto goffo e si è creata tantissima confusione tra gli utenti. Quindi forse Ubisoft avrebbe dovuto ragionare meglio sulle modalità di annuncio di questo arrivo. Vogliamo però parlare un attimo dei
dei titoli che entreranno a far parte del catalogo del Game Pass a gennaio? Qui veramente abbiamo un altro mese pazzesco per gli abbonati al pass. Oggi, 6 gennaio, arrivano infatti due vere bombe. Sia l'interessantissima produzione indie Outer Wilds, che finalmente potrò recuperare in attesa che arrivi su Switch, sia la Legendary Edition di Mass Effect, ovvero l'intera trilogia rimasterizzata del capolavoro targato BioWare. E anche gli amanti dei platform avranno due titoli da tenere assolutamente d'occhio, il puzzle platform in 2.5D The Pedestrian e il cinematic platform Olija, già disponibili da qualche giorno, e inoltre c'è anche Spelunky 2 a partire dal 13. Sul serio, dopo novembre e dicembre fatti di grandi esclusive first party, questo gennaio in termini di offerta ludica è impressionante. Voi recupererete qualche titolo? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video, voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Morgana, Michele Drift, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! E per chiudere una bella svilonata...